Benvenuti a Palazzo Chigi per questo ciclo di passeggiate sulla presenza del Bernini ad Ariccia. Un'iniziativa promossa dall'Istituto Italiano di Cultura di Mosca in collaborazione con il Comune di Ariccia, il Palazzo Chigi di Ariccia e la Diocesi Suburbicaria di Albano Laziale. Qui siamo in un ambiente che ci introduce sulle personalità che poi hanno fatto e hanno trasformato nel Seicento questo piccolo borgo medievale in una città barocca. Il Papa Alessandro VII Chigi, un busto di Giuseppe Mazzuoli che era un allievo del Bernini e collaboratore, poi i cardinali Flavio Chigi e il cardinale Sigismondo Chigi che erano i nipoti del Papa. Alessandro VII è il Papa che ha dato a Roma il volto barocco, l'ha trasformata nella capitale del barocco, grazie all'aiuto di artisti come Gian Lorenzo Bernini, come Pietro da Cortona, come Francesco Borromini. E proprio Alessandro VII volle Bernini qui ad Ariccia e naturalmente anche il cardinale Flavio Chigi, che era il nipote del Papa e è l'artefice delle collezioni di Casa Chigi. Tra l'altro Flavio Chigi è stato anche vescovo di Albano. Siamo nel Palazzo Chigi, nell'appartamento del cardinale Flavio, che volle avere all'interno del palazzo una sua ala, una sua residenza e la fece decorare da una serie di artisti diretti dal Bernini stesso. Infatti molto probabilmente si deve a Bernini l'idea di sfondare le volte di questo appartamento aperte sul cielo con degli uccelli. Quindi è un'idea innovativa perché fino ad allora i palazzi erano decorati con delle intelaiature geometriche, architettoniche, non avevano questa apertura e quindi è sempre l'idea berniniana del rapporto tra architettura e natura. C'è un'osmosi tra la natura e l'architettura che nasce dalla natura. E quindi Bernini inventore, Bernini decoratore, Bernini designer parte sempre dalla natura e ritorna alla natura. Bernini era consulente del cardinale Flavio Chigi anche nella scelta degli artisti e nella maniera di arredare le sue dimore. Qui siamo nell'ufficio del cardinale, dove il cardinale poteva lavorare. Su questa parete abbiamo due opere straordinarie del Baciccio, che è stato l'alter ego di Bernini in pittura. Il Bernini in pittura, con delle cornici straordinarie, sempre di scuola berniniana, e in particolare il ritratto di Clemente Noro Rospigliosi è un ritratto parlante che esprime al massimo quelle che erano le concezioni ritrattistiche di Bernini, cioè rappresentare il momento fuggitivo, rappresentare la vita delle persone mentre parlano, mentre comunicano, quindi non staticamente immobili, ma persone, esseri viventi. Bernini designer si è occupato di mobili, di oggetti, ma anche di parati come questi parati in cuoio che sono rarissimi. Prima tutte le ville della campagna romana di Roma, ma anche molti palazzi italiani avevano delle stanze rivestite di cuoio ed oggi sono sparite un po' dappertutto. E Bernini qui ha utilizzato l'araldica chigiana, cioè la rovere, la quercia, che la famiglia si chiama Chigi della Rovere, per disegnare questi cuoi che sono completamente coperti di fogliame di quercia infestante, sono di tipico disegno berniniano
Bernini li aveva disegnati per la residenza, per il palazzo del cardinale Flavio Chigi a Roma, a Piazza Santi Apostoli. Poi, dopo la sua morte, nel 1693, sono stati portati qui ad Ariccia e arredano due sale, anche la camera da letto che adesso andiamo a visitare. Anche in questa stanza, che è la camera rossa, la camera da letto del cardinale, ci sono mobili parati e cornici disegnate da Bernini. Ma vorrei indicare soprattutto queste stoffe, questi damaschi del 600 in seta, che sono stati proprio disegnati da Bernini per Roma, per la cappella del Palazzo di Roma, e poi riutilizzati qui in questa camera da letto. Uno degli aspetti più interessanti della creatività berniniana è la sua libertà e la capacità di avvalersi di molti collaboratori, di molti artigiani che hanno poi espresso le sue idee. Ecco, per quanto riguarda il cuoio, anche in questa sala ci sono dei parati di disegno berniniano. Bisogna anche dire che i parati in cuoio erano una moda spagnola che era arrivata in Europa dal mondo arabo e poi nel Rinascimento si era diffusa un po' in tutta Europa. Anche in Italia c'erano delle manifatture importanti del cuoio, a Venezia, a Roma, e quindi Bernini ha disegnato, ha fornito dei disegni anche ai tappezzieri e ai coramari che poi realizzavano questi preziosi e rarissimi manufatti. E anche le cornici, come quelle di questa sala, sono tipiche del barocco romano, sono cornici dette Carlo Maratta, dal nome del suo inventore, il grande pittore Carlo Maratta, che è stato collaboratore anche lui del Bernini e dopo la sua morte è diventato l'erede del barocco romano. Sono cornici a più ordini di intagli, almeno tre ordini di intagli, con un legno scuro e banizzato, sovrastate dalle fastosi decorazioni nella parte alta centrale. Ci troviamo nella farmacia e gabinetto dei ritratti, che contiene tutta la successione della famiglia Chigi dal 1500 fino ad oggi. Tutti gli arredi di questa stanza erano già presenti qui nel 1672 e furono disegnati da Carlo Fontana e intagliati da Antonio Chicari, il falegname, l'intagliatore berniniano per eccellenza. In particolare i mobili per la farmacia e per il guardaroba furono disegnati da Fontana come delle micro architetture che contengono tutti gli arredi originali, tutto il vasellame e addirittura anche le spezie originali del 600. Ci troviamo nella cappella di San Francesco di Sales, che contiene tutti gli arredi della cappella del Palazzo Chigi di Roma. E tra le cose più importanti, questo paliotto d'altare di disegno berniniano. Bernini aveva come collaboratore nelle arti decorative Giovanni Paolo Schorr, che era un austriaco, un artista austriaco, grande inventore, che traduceva le idee di Bernini in progetti, in disegni. E questo paliotto d'altare è un tipicamente barocco. Al centro presenta lo stemma Chigi Borghese e è una tipologia di paliotto che sarà molto diffusa a Roma nella seconda metà del 600. Ma anche i candelieri sono di disegno berniniano, furono disegnati da Bernini per la cappella del Palazzo Chigi di Roma. Poi sull'altare c'è un capolavoro di Melchiorre Caffà, che era uno scultore maltese, seguace del Bernini, era il più talentuoso artista del scultore del 600 romano. Qui abbiamo invece
un mobile appartenuto a San Filippo Neri e che contiene le reliquie, molte importanti reliquie, perché è un mobile reliquiario, che provengono sempre dal Palazzo Chigi di Roma. Poi ci sono altri paliotti, ci sono dipinti, memorie, tutte legate a San Francesco di Sales e a San Filippo Neri e a tanti santi che erano in qualche maniera connessi al Papa Chigi, ad Alessandro VII. Sicuramente l'opera più straordinaria di Bernini designer, di Bernini inventore, sono i due tavoli con cornucopie che il Bernini stesso disegnò nel 1663 per il principe Agostino Chigi. Come riporta un documento che si trova nell'archivio Chigi presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, questi tavoli furono disegnati da Antonio Chicari, l'intagliatore berniniano, conforme il disegno del cavalier Bernini. Sono 8 cornucopie da cui escono fiori, frutti e rami di quercia, che è il simbolo di Casa Chigi, e sono quindi legati al benessere, alla fortuna connessa proprio alla casa di Alessandro VII. Ed esprimono questi mobili il gusto naturalistico berniniano, non sono delle strutture geometriche, architettoniche, ma sono degli elementi vitali e sono veramente un unicum. E i piani di questi tavoli sono in diaspro di Sicilia, che è uno dei marmi più preziosi al mondo, oggi non più esistente, che è stato utilizzato da Bernini in molte sue opere, anche nella tomba di Alessandro VII che si trova nella Basilica Vaticana. Bernini designer si è occupato un po' di tutto, anche di carrozze. I documenti ci ricordano una carrozza disegnata per l'arrivo di Cristina di Svezia a Roma. E poi disegnò una carrozza, la carrozza nera o delle ghiande, per il cardinale Flavio Chigi. Qui a Palazzo Chigi si conserva una delle applicazioni, delle decorazioni della carrozza in rame dorato, che rappresenta due putti con ghirlande. Poi abbiamo anche una lampada disegnata da Bernini. Bernini, infatti, sempre su commissione di Fabio Chigi, che all'epoca era cardinale, poi papa, disegnò una lampada per la Cappella Chigi a Santa Maria del Popolo. Una lampada formata da tre angeli in volo che sostengono una corona con le stelle, riferimento alla Madonna, stella mattutina, ma anche un riferimento araldico a Casa Chigi, perché la stella a 8 punte è presente anche nello simbolo Chigi. Una curiosità: qui a Palazzo Chigi era conservata fino agli anni 70 un'opera straordinaria del Bernini, La vita e la morte, un teschio sopra un cuscino nero e un bambino appena nato sopra un altro cuscino di marmo sempre. Ecco, la vita e la morte, la mondanità e la segregazione, la festa e la clausura sono due aspetti tipici del Seicento che sono ben espressi qui al Palazzo Chigi nel contrasto tra la Galleria delle Monache di Casa Chigi e la Galleria delle Belle, che sono ritratti di principesse romane secondo la moda francese e che esprimono proprio il fasto e il lusso dell'epoca di Luigi XIV. Ci troviamo nella cappella originale del palazzo, risalente alla fine del Cinquecento, ma completamente arredata sempre da Bernini e dai suoi collaboratori. E il complesso berniniano culmina nella famosa sanguigna che rappresenta San Giuseppe con il bambino. È un'opera del Bernini firmata e datata 1663 e è la firma del Bernini a tutti i lavori che lui fece qui ad Ariccia. È anche un omaggio
al principe Agostino Chigi che, dopo alcune figlie femmine, finalmente aveva avuto un figlio maschio e si sente proprio un sentimento, un affetto fortissimo perché il padre stringe a sé il figlio e quasi gli dà vita con il proprio respiro. Quindi è un'opera di grande sentimento, di grande potenza espressiva, che poi l'allievo Ludovico Gimignani replicherà nella pala che si trova nella chiesa dell'Assunta.